Buonasera, buonasera, che bello. Benvenuta. Una mamma, bello, sì. Sì. Sì, a noi piace un po' scompaginare le cose. Ah, fai bene. Sì, e poi amiamo tanto le donne. Dunque, sei la benvenuta. Grazie. Tu che hai interpretato ruoli bellissimi. Grazie. Che hai sempre avuto questa voce calda, sensuale e materna. Come si fa? È un combattimento, Ah. Ed è il combattimento nel quale si trovano poi tutte le donne che diventano mamme, no? C'è un periodo in cui si accantona tutto, si diventa solo madri. Poi si ritorna ad essere anche donne. Questa è una cosa che mi piace. Interessante, eh? Molto. Allora, centriamo piano piano. Centriamo... Vedi come dicono, Io non lo so, mannaggia. Non lo so, ma mi interessa. Nel momento in cui scatta la maternità c'è un periodo in cui si dimentica un po', ci si allontana leggermente, pochissimo. Infatti le donne devono ragionare molto su questo e cercare di mantenere la coppia il più possibile. Partiamo dagli inizi con queste immagini. E adesso passiamo la parola a Barbara. Eccoci al nostro appuntamento con le vostre lettere e notizie. Con gli ospiti in studio abbiamo parlato poco fa di escursioni in montagna. Su questo tipo di vacanze abbiamo ricevuto numerosissime lettere. Metti che ti presenti ad un ragazzo e dici: suono bene la chitarra. Metti che lui capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'occhietto. Oh, yeah, yeah, yeah. Il suo nome è Barbara De Rossi. Barbara De Rossi è la teenager italiana. Queste sono le vallette di contorno alla, 76. Alla reginetta. Ridevo così. Ridevo così. Questa risata. Ti sei messa a ridere quando ti sei vista nello show di Antonello Falqui? Ma sì, perché Antonello Falqui gli venne l'idea di fare il verso a Renzo Arbore che faceva il clarinetto. Dice: facciamogli la chitarrina. Io mi vergognavo a bestia perché poi mi hanno messo il costume quelli che usano le ballerine, solo che a me l'hanno messo un po' più trasparente. Beh. E quindi io, insomma, non sapevo come muovermi. Mi vergognavo molto quando ho fatto quella cosa lì. Però non hai reagito benissimo neanche sulla telefonata. Era l'anno 1979, avevi 18 anni, parlavi di escursioni in montagna, ricevi le telefonate. Allora, era un programma di informazione per le vacanze. In realtà, io... quella è una cosa dove ho sviato un attimino. Cioè, io sono un'attrice. Sì. A 18 anni ho fatto la mia prima fiction Rai, che si chiamava Turno di Notte. Mi chiesero di affiancare Giuliani nella conduzione di un programma per vacanze, che è stato faticosissimo, una cosa terribile, e io feci, insomma, quella cosa là. Non sì, ma sei molto... stata brava. Sì, però, insomma, non era quello tutto che io volevo. Tutto fa esperienza, no? Tutto fa esperienza. Ci divertivamo molto, parlavamo di hotel, di gite, campestri, facevamo delle cose... Tutta l'estate così l'abbiamo passata, negli studi qua. Gli anni 70 però erano anche anni particolari, sì, no? C'erano le contestazioni da un lato, sociali, tante tensioni, poi c'era lo show, lo spettacolo e tanti pericoli e tante insidie. È vero. Tu sei riuscita a fronteggiare alla grande quel periodo? Beh, io sono nata in un periodo in cui il cinema era anche estremamente commerciale. Per cui c'erano un certo tipo di film, c'erano o quelli impegnatissimi o quelli molto commerciali dove ci si spogliava tutti. Io ho fatto una scelta precisa e mi sono buttata sull'altra strada. Sponda, sì. Ora, le insidie sono sempre le stesse, eh? Ma sono sempre assolutamente le stesse. Le insidie riguardano la droga, un certo tipo di personaggi, certe persone scomode dell'ambiente. Ci sono tanti pericoli per una ragazza. Non che ci girano troppo intorno, ci hanno provato con te? Assolutamente sì. Io credo che dipenda molto da quello che noi vogliamo dalla nostra vita, perché nel senso che a me nessuno mi ha puntato un fucile per lavorare, questo te lo dico proprio con il cuore in mano, con grande rispetto per le donne, perché so che capitano anche cose molto gravi. Diciamo che io ho detto no, semplicemente no, ho girato l'angolo e sono andata da un'altra parte. Capisco anche che esistono delle situazioni nelle
quali le donne possono sentirsi fortemente a disagio, magari in un posto dove già lavorano. Ma per quello che riguarda lo spettacolo c'è una grande possibilità di scelta, nel senso che puoi anche decidere di non farlo, semplicemente. Ecco, timida, se dovevi sorridere di fronte alle telecamere quando eri una ragazzina, però con questo carattere tenace già da allora. Forte e determinata, io ho avuto due genitori molto, molto forti, molto sani, forti, un grande senso della famiglia. Mio padre è ancora in vita, ha 91 anni, che e mi sta guardando, si chiama Gilberto, oggi è la festa del papà. Forti, tosti. Lui mi ha seguito per molto tempo. Ti poi, accompagnava sul sì, set? Sì, sì, poi mi ha lasciato andare quando ha capito che più o meno non succedeva nulla, allora ha lasciato perdere. E hai spiccato il volo con questa bellissima andata, carriera. Sì. Vediamo un filmato, troppo poco tempo, ma insomma, qualcosa. Esperienze molto molto belle e il mio legame con la RAI è stato veramente formidabile, perché io ho cominciato a 18 anni e ho partecipato veramente a delle fiction molto molto belle. I ruoli che ti hanno intrigato di più? Mi hanno proposto per una vita ruoli di strappalacrime. Sì. Cioè io ero veramente quella che dice, ma come piange la De Rossi, non piange nessuno. Per cui prendevano e mi davano tutte cose molto estremamente drammatiche e per tantissimi anni le ho fatte. Poi mi sono tuffata nella commedia, però per 30 anni ho fatto esclusivamente film drammatici. E a noi ci piaceva tanto questa cosa. Dice come piange sta donna. C'è stato un momento, ritornando a quanto mi dicevi poco fa, appunto, in cui hai avuto la tua figlia Martina, Martina, sei mamma. Sì, la mia bella Martina, sono stata una primipara attempata, nel senso che l'ho avuta a 35 anni. Com'è bella? È tosta, sai, è tostissima. Cosa ha di te lei? Determinazione, una grande determinazione. Un grande amore per gli animali, e gli ho trasmesso questo amore sviscerato per gli animali. È comunque una ragazza sana. Questo da me l'ha preso, nel senso che forse ha recepito i tanti discorsi che gli ho fatto. Io ho sempre parlato tantissimo con lei e ho avuto la fortuna di essere ascoltata. E quindi nel tempo non si è persa in adolescenza, è riuscita a rimanere su un binario dritto. Difficile. Anche perché può anche scattare la competizione. Ci possono essere delle reazioni nel rapporto madre-figlia di competizione oppure guarda, al contrario. La cosa bella me la disse Anna Proclemer quando mi incontrò con la bambina in braccio. Martina aveva pochi mesi, io stavo facendo teatro, la portavo con me. Mi disse, attenta, perché le figlie delle attrici possono soffrire molto. E io dissi, oddio, mi disse questa cosa e mi preoccupò da morire. Poi ragionandoci su, ho realizzato che aveva ragione, perché avere una mamma graziosa, che gode di attenzioni, famosa, circondata dalle luci, non è facile per i figli. Quindi io mi sono scorporata da me stessa, nel senso che io con lei ho vissuto una vita di mamma. Martina ha fatto una vita estremamente semplice e io le ho fatto fare una vita semplice, non le ho fatto vivere questa di qua. Ha vissuto quest'altra e l'ha portata a fare anche delle scelte di vita normali. Ti fermo solo perché dobbiamo andare in pubblicità. Okay. Ma poi c'è il momento in cui anche per la maternità hai stravolto la tua vita. Esatto. Ci vediamo dopo. Thank you.
Una pazza che guidava la moto. Sono stata una matta nella mia vita. Hai fatto qualunque cosa? A 23 anni viaggiavo a Singapore da sola. Ho fatto delle cose stranissime in vita mia. Immersioni, cavalli, cose. Moto. Ci hai sempre dato sotto? Ho vissuto. Hai vissuto. Quando hai scelto di diventare mamma, mi hai detto che hai cambiato le priorità, no? Beh, sì. Si che chiude una porta, se ne apre un'altra. Sì, sappilo. Ma sulla tua carriera che conseguenze ha avuto questa scelta? Beh, notevoli. Io ho avuto Martina, credo, ho fatto l'ultima stagione teatrale con Martina in braccio a 7-8 mesi, portandola con me. Allora si facevano delle tournée di 6 mesi, l'ho portata con me per 6 mesi, poi era diventata una cosa impossibile. E fino a 20 anni ho rinunciato al teatro per stare con mia figlia e crescere certo. Mia figlia. Volevo esserci, no? Il teatro portava fuori, quindi ho detto ma lasciamo. E sono rimasta. Quindi si fanno scelte per chi ha voglia di farle, importanti, nel senso che la priorità era mia figlia, diventano i figli, quando tu fai i figli la priorità sono i figli, si frequentano solo amici con bambini, si cambiano le amicizie, si fanno, non so, si fa la Via Crucis a scuola, si fanno tutte queste cose qua che tu non facevi da mamma. Da mamma. E invece come figlia, in qualità di figlia, hai dei rimpianti? Grandissimi, grandissimi. Tanto io ho perso mia madre a 25 anni, quindi insomma l'ho vissuta poco, no? Grande. Io sono stata una brava figlia, penso di essere stata una brava figlia e di aver ascoltato tutti gli insegnamenti. Ho ascoltato. Però insomma diciamo che si può sempre far meglio. Mi ricordo che quando hai partecipato a Ballando, tu a un certo punto hai parlato di rinascita. Ma sì, perché insomma, io ho fatto Ballando a quasi 50 anni. Era un periodo in cui per una certa cura avevo messo su dei chili, mi sentivo tanto male. Dicevo, ma tu guarda, ma perché noi donne a 50 anni? Ma noi donne a 50 anni possiamo fare tutto. E anche meglio! Quindi io ho detto, sai che nuova c'è? Che adesso mi butto in questa cosa. Io ho la caratteristica di prendere tutto molto seriamente, ma quando ho fatto Ballando l'ho presa proprio in una maniera ossessiva. Cioè io andavo a studiare anche fuori, studiavo ore. Devo dire che ha dato i risultati. Io volevo dimostrare che le donne di 50 anni possono fare. Ma eri stata, che la vita guarda, non eri è finita. Certo, ma io mi sono buttata con tutta l'anima. Ti rivediamo Ballando con le stelle. Ah, mi fa tanto piacere, fammi vedere. Oddio. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente, di tutta quella gente che non sei tu. Perdono, 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 io soffro più ancora di te. Perdono, 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 il male l'ho fatto più a me. Arrivata terza. Sono arrivata terza e ho vinto il miglior Charleston a 50 anni. Non hai più ballato? Ho continuato a ballare per un periodo, quando è finito, e poi il lavoro mi ha portato via. Mi piaceva molto il tango e mi piaceva molto la rumba. Rumba, perché rumba e tango sono i due balli più sensuali che ci sono nella danza sportiva. E forse sono anche raggiungibili da noi donne, perché il tango penso lo possano ballare tutti. Secondo te perché sulle donne si continuano ancora, anzi sul corpo delle donne si fanno ancora tante battaglie? Si giocano le battaglie, anche politiche. Ma sul corpo delle donne? Stiamo parlando di violenza contro le donne? La violenza è un aspetto, che è la tua battaglia personale da sempre, no? E tu lo sai. Va avanti dal 98, va avanti anche senza TV. La TV sostieni è stata... un'associazione? Lo sai, no? Sì, ho un'associazione importante che
con la quale collaboro dal 98, quindi figurati, anni in cui non esistevano trasmissioni. Le donne hanno ancora bisogno di essere aiutate. Sulle donne si vive ancora un gap culturale importante, che va scardinato, ed è questa la prima ragione per cui le donne vengono ammazzate. Alle donne non è consentito chiudere un rapporto d'amore, alle donne non è consentito accedere a certi posti importanti, non più di tanto. Le donne guadagnano meno degli uomini. E queste sono battaglie che noi stiamo facendo e portando avanti. Per quello che riguarda le donne, invece, la violenza contro le donne, che è la cosa che più mi interessa, è che noi dobbiamo metterci in testa di proteggere le donne, ma veramente, non a chiacchiere. Cioè, se noi riusciamo ad abbattere il muro della vergogna, perché le donne purtroppo sentono un'assurda vergogna a raccontare quello che succede loro, ma se riusciamo a convincere le donne a denunciare, poi abbiamo il dovere di proteggerle. Perché non possiamo pensare che una donna per denunciare debba fuggire da casa, a volte con i bambini piccoli, non sa dove sbattere la testa. Cioè, sono donne che sono disperate. Hai condotto per anni Amore Criminale e ti sei trovata a contatto con storie, a parte... Allucinanti. Delle storie allucinanti. Cosa hai capito della differenza principale che ancora esiste fra il mondo maschile e quello femminile? Quanto tempo abbiamo per rispondere? La donna subisce da sempre. La donna subisce. In generale subisce. Subisce proprio una mentalità sbagliata. Che cosa ho capito? Ho capito che è veramente difficile uscire fuori da certe situazioni, che la gente non comprende bene che cosa prova una donna vittima di maltrattamenti. Esatto. La gente non lo capisce. Giudica, la persona maltrattata non ce la fa a subire il giudizio, perché è veramente pesante, oltre ad essere maltrattata e anche subire un giudizio è veramente tantissimo. Ma quello che noi dobbiamo fare per uscire, perché ne parlano tutti, cioè noi ormai vediamo trasmissioni su trasmissioni che parlano di violenza, ma noi non ne usciremo fino a che non faremo dei passi importanti, che sono quelli di proteggere le donne, mettere i braccialetti elettronici agli arresti domiciliari, dobbiamo fare tutto... Renderle indipendenti economicamente. Esatto, trovare il lavoro, fare... Cioè, ci sono dei passi precisi che nessuno si sta prendendo la briga di fare. Le leggi ci sono. E diciamo che anche il codice rosso ha una funzione, però non è che funzioni poi così tanto. Andiamo avanti con il resto del programma, ma questo è un tema che mi sta molto a cuore e volevo in qualche modo affrontarlo. Certo. Nelle tappe della tua vita, no? Ieri e oggi. Scusate per il... Tutto a posto? Tutto bene? Sì, sì. Fa rumore lo sgabello? Lui sta bene. Ok, un applauso ai nostri tecnici, microfonisti, cameraman, non li ringrazio mai abbastanza. Voglio farti il gioco di ieri e oggi, cioè le domande che ti hanno già posto qualche tempo fa, per vedere se nel frattempo hai cambiato qualcosa. Idea. Sicuramente la prima tutto. È questa. Quanto ti ha aiutato la bellezza? Beh, molto. Però poi bisogna anche dimostrare di saper fare qualcos'altro. Credo che sia un problema che appartiene anche a te. Cioè, sì. Cioè, la donna bella solitamente è considerata come qualcosa che non ha a che fare con il cervello. Almeno c'è sempre stata questo tipo di concezione. Invece è naturalmente doppiamente difficile per una donna bella. Però aiuta, accidenti, si aiuta, sì. Vediamo come hai risposto allora. Dove, come, quando. Tanto, sì, però io sono nata professionalmente in un momento molto difficile. Nel senso che tra gli anni 70 e gli anni 80, quando sono nata io professionalmente, la donna bella era utilizzata per un certo tipo di film molto commerciali. Quindi ho dovuto fare una scelta a senso unico. Ho dovuto decidere se essere accettata come un'attrice che voleva recitare, fare delle cose, o essere soltanto un simbolo. Coerente! Così è stato, così è. Seconda domanda che ti hanno già posto, vediamo se qualcosa è cambiato. Da cosa ti lasci guidare? Dall'istinto e dalla logica. Mm.
Vediamo cosa hai risposto qualche tempo fa. Principalmente dal cuore, poi la testa interviene in qualche modo, però insomma la prima cosa che mi spinge è l'istinto, la passione, l'emotività. Però ho detto cuore. Hai chiamato. E sai perché cuore? No, perché quando siamo giovani, io credo, è tutta una questione di... Lì parlavamo di vita privata, di feromoni. I feromoni dominano. Sono quella cosa che tu non ci capisci più niente. E quindi fai delle scelte a volte che sono delle tragedie. E che in realtà non dovrebbe essere così. Altra domanda. Non, vedi come sono elegante che non approfondisco. Sei troppo bellissima. Hai più amicizie maschili o femminili? Allora, quando ero più piccola ne avevo di più maschili. Da un certo punto della mia vita sono state femminili. Quando ho capito che non davo più fastidio. Ah! Perché? Allora, le donne sono molto, sono profondamente diverse dagli uomini. Le donne scelgono. E scelgono quasi sempre delle persone, se scelgono un'altra donna è sicuramente una donna che non infastidisce. Che non infastidisce, che non dà fastidio dal punto di vista proprio fisico, di morale. Cioè la donna è molto selettiva. Non è come l'uomo che si fa, no? L'uomo è più semplice. L'uomo vede una bella donna, si metterà, no, la donna, le donne ragionano, le donne se scelgono un'altra donna la scelgono perché le rappresenta, perché non si sentono offese, perché non si sentono disturbate. La donna è complicata, non è semplice. Vediamo che cosa hai risposto a Darren. Katrin Spack che ti fece questa domanda. Chi me l'ha fatta? Marzullone Spack, sempre. Ah, Katrin! Katrin! Sì, ho trovato, almeno per la mia esperienza, degli uomini meno perfidi delle donne che ho incontrato. Ma non è perfidia. È strano, no? Io proprio perfida. Io ho trovato delle donne perfidissime. Si vede che era un periodo che... Perfidissime! Sono perfidissime! Allora... C'è il preconcetto, no, guarda, è sempre sul discorso della bellezza. C'è un preconcetto sulla bellezza. Non sempre le donne che incontri vedono una donna bella e stanno in pace. No, non è vero, sempre è vero. Così. No, infatti, che ti allora, hanno fatto? Tu devi dimostrare anche alle donne di non essere una persona che disturba. Ma si può vivere così? E se deve campare così, perché sennò non c'è... tu sei circondato, che devi fare?